Buongiorno family e benvenuti in questo nuovo vlog. Partiamo subito con questo nuovissimo vlog, con una bella icettina e una carbonara, ma non la classica carbonara con il guanciale, no, ma è la carbonara di tonno. Ho trovato solo questo, non l'ho trovato né quella naturale e né quello leggero, se non ero, comunque questo qua al tonno d'oliva, che ho poi lo vado a scocciolare perché mi servono pochissimi grammi. Una scatoletta è 70, a me me ne servono, no aspettate, è 52 una scatoletta scocciolato, a me me ne serve 40 grammi di tonno per fare a me la carbonara di tonno. Vi faccio vedere la mia e poi la faccio anche per mio marito. Yeah. Pronti? Iniziamo, mettiamo l'acqua e sale, acqua salata e lo mettiamo sul fuoco. Che l'acqua bolle, noi ci andiamo ad aprire una scatoletta e la facciamo scocciolare. Poi dopo vado a prendermi i 40 grammi, però adesso la faccio cucciolare ben bene. In questa padella andiamo a metterci 2 cucchiai di acqua, uno, due, vabbè, ci metto 2 in mezzo, mettiamo l'acqua, togliamo questo e ci andiamo a mettere l'aglio. Un pochino di prezzemolino, i 40 grammi di tonno, e lo facciamo soffrire un pochino. Nello stesso piatto ci vado a rompere un uovo, ci aggiungo un po' di peperoncino o pepe, quello che più vi piace, un pizzico di sale e un goccino di latte. Un cucchiaino
il latte e lo andiamo a sbattere. Il tonno ci andiamo a aggiungere un po' di vino, così da farlo sfumare. Una volta sfumato lo spegniamo. Lo copro. Aspetto che la pasta cuocia e poi vi mostro. Pasta cotta, abbassiamo la fiamma, la stiamo a scolare. Mettiamo questa qui, ci buttiamo gli spaghetti dentro e andiamo a mescolare alzando un pochino la fiamma. Ci buttiamo l'uovo. Mescoliamo. Se li volete un pochino più cremosi oppure un pochino con più, diciamo, più succo, vi conservate un po' di acqua di cottura e ce la date a versare sopra. Ecco qua. Spegniamo e la caponata di tonno è pronta! Yeah! Caponata di tonno per me con vetture e ho fatto la succa, un pochino di patella con aglio, peperoncino e questa è la caponata di mio marito! Yeah, che tra 2 minuti arriva. Thank you.
siamo tornate a casa, Kaya Family, siamo andate a fare un pochino di spessuccia Ciao e Family! ora il signore qui presente, l'assaggiatore, come lo Sì. chiamo io, l'assaggiatore, vi dirà Che cosa? Che stai dicendo? la carbonara di tonno! Ma io già l'avevo provata la carbonara, perciò ti sto Ma dicendo loro che cosa. Non lo so, fai come. non avevo fatto la vita ricetta. È ottimo, provatela, fate sapere pure voi cosa ne pensate quando la provate, però, giustamente. Ma io ora mo È che ti devo ottimo, fare? ma che mi deve fare i panini? Sono le 18, per cui se mangiamo un pochino più tardi e facciamo panini. Gnotte. Vabbè, vabbè. Allora, prendo la ricetta. Innanzitutto mi vado a cambiarmi, che mi vado a togliere questi panni che sono uccita. Dopo. Utilizziamo lei, la farina Caputo Nuvola. Usiamo questa qua per fare i panini. La ricetta ci sa già, cara family, per cui non ve la dico, ma vi faccio vedere tutti tutti i procedimenti. A fra poco!
ciollo Fenli, oggi ciollo topo. Poi la fotocamera si è spenta e l'ho messa sotto carica, dimenticandovi di far vedere i panini pronti. Ce l'ho qui per farli affettare. Poi mio marito se li mangia, che sono morbidissimi e veramente con saffarina, nuvola, ragazze, è una meraviglia. Item la pizza, viene veramente morbida. Viene veramente morbida. Stamattina mi sono lavata pure i capelli, però non me li sono piastrati. Me li sono lavati, asciugati e me li sono legati, perché lo sapete, io odio i capelli ciotti in casa, li odio completamente, non li sopporto, per cui subito legati. Ho messo a fare anche la lavastoviglie e mi sono rimaste alcune cosine, come vedete. Scolapasta, pentola, il Varoma, il boccale dei bimbi che dovrei lavare a mano, perché mi sono rimaste questi, se no dovrei aspettare che termina la lavastoviglie, svuotarla e ricaricarla. Per cui queste due cose penso di lavarmeli un attimo a mano, faccio anche più velocemente aspettare la lavastoviglie. Invece, detto ciò, cara family, e oggi non faccio nulla di che. Oggi a casa, giornata casalinga, per cui adesso mi lavo queste due cose, mi sistemo un po' la cucina e poi mi butto sul divano con le mie pimpe pelose. E per cui vi mando un enorme bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.